Gramillano, Mussi, Scellum, Macagnola, Segat, Mancabelli, Gemo e Cavallino. La Mancabelli è dell'89 e ha notato 28 e 28 per essere in finale, l'atleta più giovane di questa finale. La Macagnola è la privatista italiana con 27 e 17. Guardate un attimo fa Francesca Segat, principessa dei campionati, che deve... tre titoli per lei e grandi prestazioni. Sarà la gara più difficile, quella dei 50, c'è una favorita che è Cristina Macagnola, che è la primatista italiana, che stamattina ha dimostrato di essere in gran spolvero alla ricerca anche del tempo limite, 27-13 il limite, 27-17 il record italiano. In ogni caso credo che il record italiano sia possibile, l'incertezza è legata alla Segat, che ha dimostrato una enorme forma, ma non è il 50 alla sua distanza. Come si è staccata subito, guarda la frequenza di bracciata della Macagnola, che respira, quasi si ferma, poi di nuovo testa bassa, una frequenza impressionante. Sì, vediamo come arriverà sulla piastra, qua si gioca un grosso arriva, arriva bene Macagnola davanti a Shailu, 27-27 il tempo della Macagnola, è carina. Shailu riesce a essere seconda con 27-59, riuscendo a avvicinare il suo personale di appena 5 centesimi. Ricordiamo che Carina è del 73, atleta non giovanissima, quindi Elena Gemo al terzo posto, per la Segat solo un quarto posto con 27,85, era quasi un gioco per lei in realtà dopo i tre titoli vinti. Partenza rapidissima di Cristina Macagnola, questa frequenza impressionante, proprio una frequenza diversa rispetto a tutte le altre concorrenti. L'arrivo sulla piastra leggermente lungo, quando sfrutta al meglio la gambata per velocizzare l'azione negli ultimi 50 centimetri. Il tempo è buono, però la tiene leggermente sopra dal limite mondiale, per cui sarà a discrezione del CT Castagnetti convocarla o meno. Luca. Beh, siamo partiti col Delfino, che ha regalato grosse soddisfazioni in questi campionati italiani, con i record dei 100 e dei 200 Delfino della Segat, ma anche i record dei 50 e dei 100 Delfino di Mattia Nalesso. Però a me fa anche molto piacere vedere Andrea Oriana che rientra in questo modo, anche perché l'abbiamo conosciuto atleta in grado di fare record italiani, di scendere sotto barriere mai valicate prima, però l'abbiamo anche conosciuto come atleta un po' ombroso, chiuso, timido, in grado di patire enormemente qualunque tipo di tensione. Arriva qua, gara d'esordio, addirittura.